abito al primo piano, quindi c'era c'era il fumo che veniva fuori, questo odore forte anche. Poi sono arrivati subito i pompieri, immediatamente li ho chiamati io, i pompieri, i carabinieri. Hanno sistemato tutto a posto. Un incendio sabato mattina attorno alle 9.30 all'interno di un fondo di una palazzina di via Peruzzi a San Giovanni Valdarno. Nell'incendio è rimasto ferito un cinquantenne che si trovava all'interno del fondo. L'uomo ha riportato ustioni sul 10% del suo corpo e inoltre è rimasto intossicato da monossido di carbonio. Il poverino ha cercato di spegnere da solo l'incendio e quindi ha respirato tutti questi gas. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi, una squadra da Arezzo e un'altra da Figline. Hanno spento il fuoco e bonificato l'aria. Non è stato necessario evacuare le abitazioni della palazzina in quanto le fiamme hanno interessato unicamente gli scantinati. All'interno del seminterrato dove si sono sprigionate le fiamme si trovava del materiale meccanico, 7 bombole di GPL ed una tanica da 20 litri di benzina. Bombole vuote per la stufa a carrello, insomma, perché la usava come per saldare la guaina dell'asfalto, queste cose qui. 15 abitazioni inoltre sono rimaste senza elettricità nel corso delle operazioni di spegnimento. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al cinquantenne ustionato ed intossicato. È stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso. L'uomo è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Careggi.